si scrive Italia, si legge tasse. Nessuna ironia, bensì pura e semplice realtà. Almeno a sentire i piccoli imprenditori, gli artigiani riuniti nella CNA per la precisione, secondo i quali tra il 2005 e il 2022 la pressione fiscale in Italia è cresciuta fino a raggiungere il 43,5% lo scorso anno, registrando una lieve flessione solo tra il 2016 e il 2018, 42,1%. Tradotto, quasi metà del reddito se ne va in tasse. In Italia non esiste una pressione fiscale, ma tante pressioni fiscali a seconda della natura del soggetto che realizza il reddito, nonché della natura del reddito stesso.